Le nostre pelle non stanno poi questa giornata, non sono stravito poi di visto, se un po' di uno, se mi stravito. Su Fiverr per fare un po' di cose particolari ci sono disegni, ci sono disegni, ci sono disegni e ci sono canzoni. Ah, bello! La maggior parte del tempo sono disegni, a tema videogiochi la maggior parte saranno molto interessanti. Ho speso un sacco di soldi, più o meno... Questo video sono tipo 500 euro. Ok, perché poi abbiamo fatto il video anche per Steph Fair, esatto. Quello delle costruzioni su TikTok. Esatto. Quindi Steph ci ha speso un botto di soldi. Sì, qua, secondo me almeno Non dirlo. Un po' più di 1000 secondo me. Porca miseria, guarda, non ti faccio più preparare sti video. Lo so. E per costa un sacco di soldi e saranno un sacco di schifezze, guarda. Si sta già dissando. Allora, partiamo dal primo, che è un tizio che ti fa il manga. Quindi abbiamo una pagina full. Altrimenti ti può fare proprio, capito, così. Con la scena, scene. Il fumetto. Esatto, okay. esatto. Quindi ho pensato, cosa potremmo far fare a questo qui? 21 euro, economico. Vabbè, no, un prezzo, bravo ragazzo, prezzo onesto. E l'ha consegnata forse in meno di 48 ore. Sì, questo qua secondo me... Allora, voglio anche sapere però cosa hai chiesto, perché così poi posso... Mi ho approfittato. Ok. No, perché posso valutare meglio il disegno, sì, capisci? Sì, ne ho approfittato. Hai chiesto il libro? No, io e te che combattiamo contro il guardiano. È fighissimo. È pessimo. E se volete questo lo trovate casualmente, link in descrizione Amazon. E questo è quello vero, finalmente, bellissimo. Fai uno spoilerino, fai uno spoilerino. È caduto al posto. Non importa, guardate, è stupendo, È bellissimo. Questo è veramente bellissimo. Allora andiamo, okay, non perdiamoci in chiacchiere. Quindi io e te che combattiamo il guardiano. Esatto, okay. A me questo è piaciuto. Va bene. Vado? Vai. Sei pronta? Sì. Pim. No, oh, è bello! Eh? Si può zoomare un pochettino, è davvero piccola l'immagine. No, non credo. Aspetta. Mi devi far fare i fail, Fede. Voglio vedere bene. Guarda! Oh, bello! Bello? No, voglio vedere tutti i dettagli, perché sono molto curiosa. Ok, ti sposto anche un po' il microfono. Sì. Allora, in primis comunque è un po' uno spoiler al vero aspetto del guardiano, quindi se certo. Vi può interessare... Che diciamo l'ha azzeccato abbastanza. Sì, l'ha azzeccato abbastanza. Infatti le catene, perché guardatevi tipo col mio super riassunto bellissimo narrativo, incredibile. Narrativo. Comunque ci sono io che combatto con Fere che combatte. Secondo me non è male. Non ho gli occhialini. Lo so Fere, ma sti occhialini ce li hai tu in testa. La gente non li nota. Sono un elemento importantissimo del mio personaggio. Cioè senza occhialini vai a non dirlo, è più sto Cristo, una skin povero. Steampunk. Però okay. è bello. Mi piace, è una figata. Vero? Per 21 euro secondo me ne vale secondo la pena. Secondo me è una figata. È una figata, anche sì, a me piace. Cioè, gli occhialini. È veramente veramente bello. Io sono molto soddisfatto di questo primo lavoro. Però non è andata tutto bene. Cioè preparatevi, perché non è andato tutto così bene. Ma comunque il primo è andato bene. Seconda cosa. No. Una canzone rap. Una canzone rap. 78 euro. Porca miseria, sì, Steph. Sì, un rap. Quanto dura? Un minutino. Ok, 80 vabbè, euro. Nel rap ti fa la lista della spesa, da quanto vanno veloci. Quindi comunque c'è tanto testo. Ok, 80 euro, come a te l'altro qua siamo a 100 euro con due cose. Ok, okay vabbè dai, non c'è bisogno di fare sempre la somma. Vabbè, sto calcolando. Comunque l'ha consegnata il 23 di gennaio. Uh-huh. Quindi 23. E non mi dispiace la sua. Ok, quindi è uscita bene. Sì, sì. Sì o no? Sì, no. Ma adesso la faccio sentire. Ci siamo? Ci sono. Sei pronta? Sì. Let's go. Bello che abbiamo anche il testo. Hey. Another world, taking you on a journey that you have never seen. Checking out other planets and other galaxies. So real, it's seeming more than a fantasy. Yeah, deep in the darkest places, into an abyss, a hellish pit. Fighting enemies, never know what you will see. It's a story that you don't really want to miss. Yeah, step in fear, going everywhere, still having fun. But never stop until the work is done. Even got a battle with the guardian. Yeah, let's go. This is the guardian of the world. È bella. Vero? È bella. È bella cosa. Cioè è bella. È nel bella senso... repatina. Esatto. Innanzitutto è bravo. Sì. Cioè poi non che ne capisca tantissimo, però mi sembra bravo. Ma comunque anche il ritmo, allora, è molto carino. Vi giuro che non è tutta una televendita. Adesso arrivano un po' di disegni che non sono del garantito il libro. Però per discrezione sapevo su cosa fanno reparo. Ho detto, facciamo rifare sul libro. Certo. E devo dire che comunque ha scritto lui, ovviamente. Io ho dato solo delle informazioni. Sì. Ha scritto lui il testo. Oh, carino. Ci sta, ha fatto anche la base. Tutto lui. Ha fatto tutto lui. Tutto allora lui. Non è tantissimo, però tanto. No, cioè, ma infatti, ti fa la musica, ma infatti. Ti fa il testo. Ma no, sono d'accordo. Mi è piaciuto comunque. Ok. Allora, adesso.
Bello questo. Lo so. Allora, praticamente ci siamo fatti disegnare come se fossimo dei personaggi di GTA. Quindi nello stile di GTA. Ok. Scammerino. No, ho capito. È di quelli che usa le cose probabilmente che ci sono gratis nel web. Adesso poi vedrai. E te le fa pagare. Però io, ok, ho visto, votato bene, fighissimo. Ok. Un po' meno figo, ma comunque dici, ci sta, ho pensato a fare con gli AK, tamarissima, io ho fatto tipo così, ho detto, esce una figata. Ma no! Hai messo il nostro! La togliamo. Allora, non so perché il tipo, tra i suoi preview work, ha messo perché gli hai messo la recensione? Sì. Di solito devi dire se vuoi far vedere il disegno oppure no, quindi è colpa tua. Quindi adesso ci sei tu. No, dai, Steph, non puoi mettermi qui. Questo non lo sapevo nemmeno io. Sì, allora quando tu... Signorina, mi raccomando, non far vedere ciò che si è visto, così le so. Tu devi dire, vuoi che si veda il mio disegno, sì, no. Non lo sapevo. Abbiamo tutti i nostri disegni ovunque. No, Steph. Vabbè, è andata così. Allora, dicevamo... Ma non mi voglio qua, che mi vedono tutti. 53 euro. Ti ho detto scamberino. Ma per due? Sì. Cioè... Tu e io e te. 53. You and me. Ok. Ok. Allora, ci siamo? Non guardare un attimo. Vabbè, ma okay. L'ho già mezzo spoilerata. Guarda prima la mia, ok? Vai. Sei orribile. Lo so. Allora, praticamente io pensavo che sto qui prendesse una tua foto, ok, e ti poi facesse su GTA. Con gli abiti, perché io vedo la gente con gli abiti perfetti per GTA. Invece sto scamberino ti prende a te, ti mette una sorta di effetto disegno, cartoon, ti mette nello suono di GTA e arrivederci, grazie. E quindi è tutto rovinato. Però la tua foto è un po' più urban. Ok, quindi è decente secondo me la tua. Non è male. Rispetto alla mia perlomeno secondo me sì. Carina. Bello? È la foto in cui sto facendo vedere le scarpe che mi ha fatto Roby, sì, che mi ha regalato. Che è una foto che c'è su Instagram, esatto. Quindi ci avete presente. Ma anche la mia su Instagram. Allora, contando che ha preso la posa un po' particolare, brava. Le scarpe comunque sì. Sono molto urban, sì. Molto così. Devo dire che ci sta, la mia molto meglio della tua, sì. Bella questa, me la metto come immagine profilo di WhatsApp. Ok, poi così te la mando. La gente con cui lavoro mi vede super gangsta, no, hanno paura di me. Ma io però avevo chiesto, tu tipo vestita super da gangsta con una cappa in mano, cavolo, cioè era sì. Una roba sarebbe stato lo fantastico, lo so. Quello non è andata però come devo eravamo. Dire che la mia mi piace. Ok. Ma tu un po' meno. Prossimo, noi come allenatori Pokémon. No, figo, è uscita bene. Carino. Dimmi di sì. Ho sempre voluto essere un allenatore Pokémon, Steph. Sei parzialmente un allenatore Pokémon. Non ci sono avverati i miei studi. Diciamo che ti assomiglia un po'. Non mi assomiglia. Un po'. Insomma. Dai, Steph. Meno. Allora, qua abbiamo speso 53 euro. Quindi di nuovo altri 100 euro. Siamo a 200 euro con 4 Credo, cose. Vabbè, sì, no, sto facendo un ottimo calcolo. Andiamo sulle attività. Il disegno è unico perché questa volta ci ho messo assieme. Ok. Ho l'alzetta. È carino però. Allora, io non sono io. Tu un pochino sei tu, ma non troppo. Sono mischiata a qualcun altro che non conosco, capito? Sì, ma anche io sono parecchio diversa, però è molto carino. Lo so, e infatti se fosse riuscita questa persona a farlo perfetto. No, a farci un po' più somiglianti. Sarebbe esatto. Stata una figata, perché allora, poi ovviamente sceglievi il tuo Pokémon e quindi esatto. Fere a Eevee e io Cyndaquil, che sono infatti. I nostri Pokémon preferiti. E devo dire che anche i vestiti sono stavo azzeccati. Per dirti, sono molto carini e sono azzeccati, quindi è un po' un peccato per la faccia. Lo so. Però devo dire che mi piace, che mi piace. Anche questa è la mia nuova immagine. Meme il fatto che ho la sciarpa, io non ho dato nulla per cioè non ma non tu ho detto. Poi hai davvero questo cappotto lo della so, reale, non lo so come ha fatto da è incredibile. Però ho sbagliato le facce. E quindi però è carino. Infatti io mi piace la porta. Io qua ho rosicato un po'. Sì. Ho rosicato un po'. Prossima, qui molto interessante perché abbiamo la persona che ha cantato su Parte Credito 2317. E anche l'altra canzione che avevamo fatto anche, fare con Marico. Avevamo fatto fare un'altra canzone su di noi. Ok. Ed era molto carina. Allora, è uscita bene. Abbiamo speso 110 cioè, euro. È aumentato tantissimo. Sì, io sì, l'avevo sì. Pagata 50 euro. È perché l'abbiamo fatto fare carriera. con Sanremo ha fatto carriera. Scusa, se 23 c'è stata una canzone super successo, no? Certo, quindi è salita di livello. È proprio me l'hanno detto. È uscita quindi, bene, quindi lei. Perché
è tipo mood mystery. Sì. Però mi sembra che la voce non sia in linea con la base, capito? Cioè mi sembrano due cose separate. Bello? No? Molto meglio l'altra. Però magari perché in questo genere è meno brava. La base l'hai data tu o l'ha fatta lei? No, l'ho data io perché non ce l'aveva. Però il supporta creator la va sempre. Lo so, lei. Lo so. Vedi? No, non mi piace. Sono sincera, ragazzi, non avevo neanche finito di sentire. No, non mi piace. No, non mi piace perché, allora, non si è, secondo me, stavolta adattata bene alla base musicale che hai dato. Sì. Cioè, la voce mi sembrava... Cioè, ci stava, ma non in quella base. Cioè, non so se stai capendo allora, quello che voglio dire. Però io ho dato queste due basi, ok, a tre persone, tranne il rapper, era per l'unico che si è dato la base. Ma okay. Che lei faceva le basi, io non le ho mai dato lo la so. Base. Ascolteremo lei altre due canzoni, le video di Sefefere, okay. E lì... Ce n'è una che vorresti come intro di tutti i video. È no, serio. Stupenda. Non vedo l'ora. Stupenda. Allora. Stupenda. Allora, abbiamo a questo altro? Punto abbiamo. No, carino. Sì. Allora, disegno quindi le tue skin di Minecraft nello stile. Dai, dimmi che. Come disegno, questo è il mio preferito. Davvero, è bellino. Sì, sì, sì. È bellino. Sì, 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 sì. Io adoro poi lo stile anime, quindi spero che ci abbia fatto super pronta? Carino. Quanto hai pagato, però? Allora, no, questo ho pagato poco, 26 euro. No, ci sta. Sì, della serie. Ti sorprende quando, capito? Vai, 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 vai. Allora, siamo anche qua assieme. Ok. Ok, siamo che carini. Per qua mi aveva mandato uno sketch, non mi ero accorto, non ho mai risposto, poi mi ha dato il poverina, lo so, lo so. Sono una persona terribile. Però, secondo me, siamo molto carini. No, questa è troppo carina. Allora, secondo me, io... Carino, Fere è fatta so veramente fantastica. Bene. A parte per le poppe giganti, che non so perché negli vabbè, anime non sono troppo, giganti, dai, non pochino, hai esagerato. No, secondo me è abbastanza normali. Però hai gli occhiali. Gli occhiali! Vedi che lei è una brava ragazza. Ragazzo, ragazzo, ragazza, credo non di ho idea, non l'ho non guardato. Lo so. Bella, mi piace questa. Promossa? Sì. Ah no, però si chiama Nogame Kun, quindi immagino sia un ragazzo. Ok. Kun di solito si dà per sì. Ragazzi. Vero? Questa è bella. Ti piace? Moltissimo. Promossa? Questa è troppo carina. È bel contento. Disegno. Secondo me questo è il miglior disegno, senza dubbio. Sì. Però quello di GTA ci sta, ma è però solo perché cavolo. Partiva da una foto figa. Esatto. Quella di Pokémon poteva vincere. Però mi è piaciuta tantissimo anche la pagina manga. Sì. Con la battaglia, cioè sì. Era molto scenica, l'ha fatta molto bene. Ah, però i disegni diciamo che comunque in un modo o nell'altro bene o male sono stati carini. Le canzoni un po' meno, rap good, l'altra... No, rap mi è piaciuta, cioè sì. Era una figata secondo sì. Me. L'altra non mi è piaciuta, lo dico. Ci sta, ci non sta. Mi è piaciuta. Comunque, ci fermiamo, fateci sapere la vostra cosa preferita, fateci sapere se secondo me siamo stati scammati o meno, secondo me... Cioè può sta a metà, alcune volte un po' troppo, alcune volte ci no, stava. Alcune cioè volte... tipo per GTA abbiamo pagato allora, troppo. Allora quello di GTA è carino ma con quel prezzo è troppo alto, sì. Capito? L'avessimo pagato di meno ti avrei detto sì. Ci sta. Sono solo d'accordo. Quello. Comunque, ci fermiamo così, fateci sapere nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!